Nali e Fofana, che è andato a Lentella, e è un ragazzo che diceva, cioè, io voglio diventare calciatore, io lo diventerò sicuramente, e quindi ha sempre fatto di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Ora ha fatto un piccolo passo in avanti, deve fare ancora tanto, però è la dimostrazione che se un ragazzo vuole una determinata cosa e combatte per prendersela, alla fine la otterrà. Un altro può essere Cassini, che è qua sotto, che si sta allenando, e nei mesi di giugno, luglio, quando dovrebbe stare al mare come tutti i ragazzi normali, lui invece viene qua, viene a lavorare, si comporta come un professionista, e questa è un po' la, diciamo, il modo di fare, no? per arrivare a determinati livelli. Io mi rivedo un po' in lui, perché comunque quando magari non hai delle basi, che noi cerchiamo di dare ai nostri ragazzi tramite allenatori, tramite la società, devi fare tutto da solo, tutto con i propri mezzi. Quindi io ti ripeto, mi rivedo molto in lui, sono sicuro che avrà un futuro importante. Criteri di selezione, o chi giudica i criteri di selezione dei ragazzi giovani, sono un po' variati negli ultimi anni, perché una volta è cambiato anche un po' il calcio. Una volta, quando i talent scout, i famosi talent scout o osservatori, come si vuol chiamare, andavano a vedere una partita, osservavano in particolare degli aspetti quasi esclusivamente tecnici, no? E perché probabilmente l'aspetto tecnico, non che oggi non la faccia più da padrone, però all'epoca era ancora più rilevante in percentuale rispetto a quella che è, a quelli che possono essere altre caratteristiche. Stefano faceva notare l'aspetto caratteriale, l'aspetto della determinazione, sicuramente l'aspetto della fame, della voglia di arrivare, ci ha portato a livello statistico negli ultimi 15 anni, da quando facciamo questo mestiere, diciamo così, da quando ci occupiamo di settore giovanile, ad avere un numero molto elevato di ragazzi, magari qualitativamente meno bravi, ma che attraverso la determinazione, il carattere e la voglia sono riusciti ad arrivare a fare del calcio il proprio mestiere, il proprio lavoro, quindi a coronare il loro sogno, come quando uno inizia un istituto superiore, va a fare, sceglie geometra, ragioniere, perché dopo 5 anni di percorso vuol fare geometra, ragioniere. E fare calcio a livello giovanile, uno coltiva il sogno di poter diventare a 19 anni, 18, 20, un calciatore professionista. In questo percorso l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, l'aspetto atletico, effettivamente è un'altra variabile importante, perché il calcio si è evoluto anche a livello atletico, e quindi anche la terminologia, no, degli addetti ai lavori è diversa. Una volta il talent scout diceva: questo è un giocatore bravo perché gioca a testa alta. Adesso non lo senti più dire da nessuno, e anche negli opinionisti in televisione, su Sky, adesso dicono tutti: questo è uno che arriva perché ha gamba. E una volta il concetto di gamba si poteva interpretare più in un concorso di Miss, no? Piuttosto che in un concorso di calciatori, quindi un giudizio sui calciatori. Adesso, se non hai gamba, fai fatica. E magari c'è gente che gioca con la testa alta e che è tecnicamente brava, però deve avere anche questo requisito qua. Però questo è un piccolo esempio per parlare della terminologia, no? Che si usa adesso, che poi condiziona anche queste valutazioni sui calciatori. Io credo che l'aspetto caratteriale e mentale sia in assoluto il più importante, e quindi nelle scuole calcio, nei settori giovanili, bisogna lavorare anche sotto questo aspetto. Poi è ovvio che il rapporto tra pallone e corpo, palla e individuo sia determinante. Il maestro Favini giustamente diceva, che è stato maestro di tutti noi, ex responsabile che è mancato da poco dell'Atalanta, diceva che un ragazzo che sa giocare a calcio lo vedi in tenera età quando gli tira un pallone e osservi come lo controlla. Quindi il primo controllo, l'attitudine a giocare a calcio sul primo controllo. Questo rimane un dogma assoluto, rimane una verità assoluta. Però, giustamente, ripeto, l'aspetto caratteriale nel percorso di crescita è determinante. Quindi gli istruttori di scuola calcio, oltre ai vari aspetti di cui parlavamo prima, devono lavorare anche su questo. Il messaggio che diamo a tutti i ragazzi, e oggi ancora di più col Genoa, è quello di credere in quello che stanno facendo.
noi collaboriamo con le famiglie e vogliamo sapere dalle famiglie se i ragazzi si comportano bene non solo sul campo ma anche a scuola, se si comportano bene nella vita. Il nostro è un compito importante, noi vediamo questi ragazzi molto, molto spesso, e insegnargli i valori dello spogliatoio, della squadra, del gruppo è fondamentale. Fargli comprendere che poi alla fine della fiera però questo è un grandissimo bel gioco è altrettanto importante. Oggi con la bandiera del Genoa affiancata a quella orange nostra possiamo mandare questo messaggio dicendo che con la determinazione, con la passione, con lo sforzo, con una serie di impegni personali possono fare tanto. Noi faremo in modo di aiutarli il più possibile dove ci sono queste caratteristiche.